Siamo con Stash e Lodovica Comello, voci di Branch e Poppy in Trolls 3 tutti insieme. Allora, intanto benvenuti, bentrovati. Grazie. Grazie mille. Allora, a te chiedo subito com'è stato ritrovare Branch, visto che l'avevi già doppiato nel film precedente, invece a Lodo chiedo, insomma, come ti sei avvicinata a Poppy, cui dai la voce per la prima volta. Allora, sì, per me è stata una conferma nell'essere riconfermato, è stata una conferma che il doppiaggio mi piace tanto, è proprio un qualcosa che mi fa tuffare in una dimensione parallela e che mi fa dimenticare delle ore che passano lì fuori. Per me passano pochi minuti, ma in realtà sono passate 4-5 ore e vuol dire che è veramente una cosa che mi piace. Mi porta in uno stato meditativo, perché dimenticarsi di tutta quella parte estetica del nostro lavoro sui palchi, in TV, così è un qualcosa che mi fa appunto vivere in modo diverso l'artisticità che poi c'è anche nella voce, in questo caso anche nelle parti cantate, così è stata una bellissima esperienza, conferma del fatto che io voglio fare il doppiatore nella vita, cioè voglio fare il Basta doppiatore, cantare. basta sta musica, Infatti. basta. Lodo, come hai trovato Poppy? L'ho trovata in forma. L'ho Bella, smagliata, bella pimpante, bella app, sì. quasi come la Comello, Quasi, diciamo. quasi, ma non ci arriva la Comello a quei livelli lì, perché. No, sono stata felicissima, felicissima. Mi sono approcciata al doppiaggio di Poppy con estrema gioia e anche con un filo di ansia da prestazione, perché a casa ho il giudice, il piccolo giudice più inflessibile di tutti, Teo. Teo, che non vede l'ora di vedere il film, e io non vedo l'ora che lui lo veda, perché siamo entrati nel tunnel di Trolls da qualche mese ormai, e si parla solo di Trolls, e quindi c'è una pressione su questa Poppy nuova che proprio non posso deludere nessuno. Doppiaggio lo ami anche tu, ovviamente. Com'è? Il doppiaggio lo ami anche tu, non siete nuovi nessuno dei due, insomma, al doppiaggio. No, 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 è stato un ritrovare anche il doppiaggio ed è stato un amplificarlo, è stato un lavoro molto complesso perché c'era anche tutta la parte cantata che mi ha divertito moltissimo, delle produzioni incredibili, quindi non è stato semplicemente cantare la canzoncina, ma ci sono veramente delle armonie, delle cose complicatissime Un da cento capire. voci che Sì, armonizzavano, è stata veramente una bellissimo, parte veramente bellissimo. importante del doppiaggio e poi chi lo vedrà sicuramente lo apprezzerà perché il lavoro musicale Tutti insieme, che nel titolo ovviamente dà già l'idea del film, no? Che parla di famiglia, di inclusione, di perdono. Dovrei fare il doppiaggio oggi. Però è anche molto ironica, soprattutto sul fronte delle boy band, no? Ora, The Colors bello. ovviamente non sono una boy band, però insomma, gli NSYNC di Beh, sì. Timberlake lo erano. Ecco, volevo chiedere, insomma, ti sei comunque tu, Stash, riconosciuto un po' in quei meccanismi? E a entrambi volevo chiedere sul palco, a proposito, insomma, di quello che dicono i trolls, meglio divertirsi o meglio essere perfetti? Come co cosa pensate, cosa fate voi quando salite sul Ma palco? quando uno si diverte, secondo me è perfetto sempre. Con il divertimento è sempre tutto perfetto. Secondo me è meglio divertirsi e vivere la propria perfezione, a prescindere dai canoni, ecco. In quei meccanismi del gruppo musicale dei Nei Trolls ti meccanismi del ci sei gruppo un po' musicale mi sono riconosciuto? rivisto tanto perché effettivamente lui ritorna alle sue origini, un po' anche convinto dalla Super Poppy, però ritorna alle sue origini, alla sua famiglia, ai suoi fratelli. E questa è una cosa che ovviamente io, fan da sempre delle band in generale, ma anche delle boy band, amo tanto, nel senso sono proprio fan di questo approccio, perché secondo me il punto di vista, cioè i più punti di vista che si hanno in una band, in questo caso anche nella boy band dei Broson, danno poi ogni singola nota, se messa in accordo, trasportando il Certo. discorso in musica, crea un'armonia perfetta, per cui Fanno bene alla musica. c'è bisogno di più elementi per avere una perfezione, c'è bisogno di più cose imperfette per lanciare un messaggio di perfezione. Lodo, ti diverti di più o pensi ad essere perfetta sul palco? No, per me sul palco vige una unica grande regola, che è quella del divertimento di base, altrimenti dovremmo staccare e ciao, tanti saluti a Esatto. tutti, però quella dell'onestà, proprio l'assenza totale di maschere, di impostazioni, almeno io seguo molto quella legge lì e l'onestà è l'imperfezione, perché la perfezione lo sappiamo che è lontana da tutti noi, quindi sì, sono molto d'accordo su questo,
anche con te, Stash. Meglio divertirsi e meglio sporcare ogni tanto, piuttosto che essere completamente concentrati sulla performance e sulla sua perfezione e apparire robotici o distanti, distaccati. Robottino del troso. Esatto. Michael Jackson a parte, non esiste la perfezione. No. Grazie mille, grazie. Grazie a te.